Si chiama Gualdo Avanti, la fabbrica delle idee, ed è una 2 giorni, sabato 1 dicembre e domenica 2, alla Mediateca del Museo dell'Emigrazione, promossa da un gruppo di giovani gualdesi, Gabriele Bazzucchi, Valentina Castagnoli, Flavia Guidubaldi, Nicola Eppoliti e Marco Bisciaio, presentata alla presenza, tra gli altri, del sindaco Massimiliano Presciutti. Gruppi associativi di ogni genere, culturali, sportivi, musicali, proloco, eccetera, imprenditori e aziende, commercianti, liberi professionisti e tutti i cittadini gualdesi potranno raccontare le proprie storie, illustrare le proprie esperienze, proporre nuove idee, porre domande e quesiti nelle 6 sessioni di discussione stabilite, dal welfare alla cultura, dall'economia all'ambiente, dalla sanità alla scuola. L'obiettivo di Gualdo Avanti, la fabbrica delle idee, è quello di coinvolgere e far partecipare attivamente tutta la comunità gualdese nel discutere idee e opportunità, ma anche difficoltà e problematiche che riguardano la città di Gualdo Tadino. La fabbrica delle idee ha lo scopo di aumentare il senso di appartenenza di tutti i cittadini gualdesi, proponendo questa iniziativa che è appunto un contenitore di idee dove si può esprimere la propria opinione e il proprio pensiero a favore della città di Gualdo o anche attraverso critiche rispetto alla città di Gualdo, per in realtà migliorare il futuro della nostra cittadina. L'iniziativa che noi stiamo proponendo ha l'obiettivo di creare nella nostra città uno spazio attraverso il quale rendere protagonisti non solo i giovani ma tutta la cittadinanza in generale. Vuole essere appunto un contenitore di idee, di proposte, ma anche di energie e potenzialità che vengono dal mondo della società civile in generale.